La Gran Fondo dell'Amore 2014, Francesco Cesarini, l'organizzazione della SD Il Salice. Siamo a Terni, nella zona di Borgorivo, che ospita l'avventura bagnata, devo dire, di questa manifestazione. 1.000 gli iscritti al via, un po' meno, molto meno, coloro che si presenteranno alla partenza. Il giovane patron della Gran Fondo dell'Amore, Diego Persichetti, è lì insieme a tutti gli altri amici della SD Il Salice, a cominciare da papà Luciano, che è straordinario per l'impegno che mette, impregando un po' per quello che è il brutto tempo. È una giornata pessima da un punto di vista climatico. La manifestazione apre anche l'avventura del circuito degli Italici. Come dicevo prima, piove, piove pure parecchio, con una piccola pausa per la partenza. I concorrenti partiranno bagnati, attrezzati per la pioggia, ma certo è che abituati negli ultimi anni a correre con il sole, è la prima volta che ci capita di dover seguire una gara bagnata sotto la pioggia, e sarà ancora più difficile visto che saranno 130 km da percorrere per il lungo, e noi seguiremo il percorso lungo. Quello che dovrebbero fare, e che probabilmente faranno i migliori protagonisti di questa giornata, c'è Vincenzo Pisani, 4 vittorie di fila, tanto per dirvene una, la Gueia, quindi un concorrente che sicuramente potrebbe fare la differenza. E poi ci sono quelli del Bicimania di Terni, a cominciare da Federico Castagnoli, che ha tutta l'intenzione di andarsi a prendere una vittoria davanti al pubblico di casa. Non gli riuscì lo scorso anno per quella sorta di volata testa a testa con Nigandrov, dopo una lunghissima fuga in 7 concorrenti. Quest'anno ci vuole provare a tutti i costi. Non è stato nelle migliori condizioni nella settimana prima della gara, ha sofferto un po' con la bronchite, però si spera che oggi possa essere la sua giornata. Vincenzo Pisani è venuto qui altre volte, già ha vinto 2 Gran Fondo dell'Amore nel 2010 e nel 2012, ed è facile che possa tentare il Tris. Ma il percorso è lungo, piove, la strada è particolare, la media probabilmente si abbasserà di qualche punto, ma la volontà c'è proprio. La microtelecamera è sul manubrio del nostro Mauro Cimarelli. L'abbiamo chiamato per una vita Mauro Cimaroli. È una colpa nostra, ma oramai quando si comincia così si finisce così. Ma oggi ci ha fatto vedere la scritta sulla sua bicicletta e dice: spero che stavolta ti ricordi come mi possa io chiamare. Il parterre di quello importante, sono bei nomi, arrivano un po' da tutta Italia a giocarsi questa Gran Fondo dell'Amore. Ci sono quelli della Ciclico Paro che vanno davvero forte. Piove, ombrelli ancora aperti, noi cerchiamo la moto che ci deve portare per i 130 km, e sappiamo che sarà una gran bella giornata per inzupparci. Ma parte l'edizione 2014 della Gran Fondo dell'Amore, proprio nel giorno del compleanno di Francesco Cesarini, e siamo perfettamente in orario con quello che è l'orario di gara. Due i percorsi, la Gran Fondo e la Medio Fondo, con la separazione a metà del lungo percorso di 130 km. Per quanto riguarda invece la cicloturistica, c'è la possibilità di fare sia il giro lungo che il giro corto, con partenze esclusivamente alla francese, e tanti sono già partiti, tanti li ritroveremo lungo il percorso. Tratto con velocità controllata, si arriva lungo la Marattana e poi si arriva a Narni Scalo. Da Narni Scalo poi si sale su verso Capitone con il primo GPM della giornata. Si va via subito veloce, si va già qua intorno ai 50 km orari con il tratto controllato, e poi lungo la Marattana si va a tavoletta, nonostante la pioggia, a 60 pieno. C'è voglia di
di andare subito in fuga, c'è voglia di allungare subito il gruppo e staremo a vedere come si comporteranno i migliori, quelli che sono con la candidatura sul groppone per tagliare per primo il traguardo, sia per quanto riguarda il giro lungo che per quanto riguarda la medio fondo. Devo dire che hanno fatto le cose davvero in grande al Salice. È un'associazione che ha una forza e una capacità di coinvolgere amici, appassionati straordinari. Tante le staffette motociclistiche che sono lì a controllare, c'è la polizia stradale, ci sono le municipali, c'è la sorveglianza ad ogni bivio, e questo è straordinario, devo dire, ad ogni bivio c'è una persona della protezione civile, un volontario, un amico che resta lì per il passaggio della corsa a proteggere e a sorvegliare ogni bivio. Eccolo qua, l'altimetria del percorso, 1850 metri di dislivello per il giro lungo, 130 i chilometri da percorrere. Ce n'è di salita, ce n'è quanta ve ne pare, con due strappi che sono davvero difficili, quello di Capitan Loreto, di Acqua Loreto, e quello di Colle Lungo, che sono davvero due begli strappi quasi alla fine del giro lungo e che possono fare la differenza. Si va lungo la Marattana, vedete come polizia municipale e carabinieri controllano e proteggono i bivi, il gruppo è ancora tutto compatto, si è da poco dato il via alle file e si va quindi verso Capitone, la prima salita impegnativa, quella che dovrebbe dare il senso e già il significato alla corsa. Sono anche le ragazze, sono tante le ragazze che corrono per questa Gran Fondo dell'Amore. Diamo uno sguardo anche a quello che è il percorso corto, 1450 metri di dislivello, 105 i chilometri da fare. Non è neanche che siano pochi, una trentina di chilometri in meno rispetto al giro lungo che arriva fino a Baschi. Per quanto riguarda invece il percorso corto sono 67 chilometri, solo partenza alla francese. E già, vedete che lì in mezzo ci sono i migliori con Pisani, con la bici verde fluorescente, con il telaio Optim Bike che già nelle prime posizioni ci sono anche gli amici della Bici Mania con Castagnoli e Perotti che fanno subito l'andatura. Buona la volontà di mettersi in mostra da parte di tutti e staremo a vedere in questa lunga avventura come andranno le cose. Ancora Pisani lì nel gruppo di testa insieme agli altri, con la sirena della polizia che ci ricorda che i concorrenti stanno arrivando. Dicevamo, la capacità straordinaria da parte del Salice di coinvolgere tanti amici, di trovare tante persone che danno una mano, uno sforzo enorme da questo punto di vista. E attenzione, perché c'è un gruppetto di sei concorrenti che già provano ad allungare. Davanti c'è Pisani, quattro vittorie consecutive nelle ultime Gran Fondo, ci sono poi anche gli altri, c'è anche Mencaroni della Cicli Copparo e poi vediamo i due della Bici Mania, se non andiamo errati, Oscar Perotti e Federico Castagnoli, che sono lì su questo gruppetto che va verso la salita di Capitone, gruppetto che è rimasto, se non andiamo errati, in 5. Eccolo, l'ultimo che si aggiunge è Mencaroni. Straordinaria la pedalata di Mencaroni, un uomo da salita, guardate come pedala con un rapporto molto duro, guardate davanti come invece vanno agili gli altri, è il modo per vedere il diverso affrontare la salita, chi lo fa con estrema agilità e leggerezza. Guardate Pisani come dà di leggerezza alla sua bici, come va su con le gambe spianate. Dietro c'è questo gruppo che sta inseguendo, gruppo fatto da una trentina di concorrenti, forse una quarantina di concorrenti. Per quello che riguarda il gruppo c'è in mezzo Nicola Roggiolani della Saccarelli,
Poi abbiamo Giampaolo Busbani della Giglio Dori, Renzo Zeppa Bike, Mattia Burini della Strada Simeno Cicli Valentini, Federico Tommasi della Ponte Priula, per la Bartolini Silvio Giovane, e poi abbiamo Matteo Cecconi, effetto ciclismo Fiano Romano, con il numero, con, poi abbiamo Alessandro Diomedi della White Bull Team, c'è Riccardo Cicognola dei Malavoglia, Stefano Colagè della Bike Motion, Michele Bartolucci del Team Monarca di Trevi, Federico Costarelli della Bicimania, Fabrizio Tarani della Bike Motion, Mirko Marcucci, anche lui della White Bull Team, il Team Ternano, Alessandro Colamedici, effetto ciclismo Fiano Romano, Mirko Bianchi dei Malavoglia, e insomma ce ne sono un po' tutti. Emanuele Orsini, effetto ciclismo, abbiamo detto, Simone Lanzillo del Team Battistelli di Amelia. Ci sono un po' tutti quelli che possono essere i migliori, ma accusano nei confronti del gruppetto dei 5 quasi 40 secondi. E adesso siamo a Capitone, la gente che è tutta lì ad aspettare nonostante la pioggia, i 5 che sono in fuga, i 5 trainati da un irresistibile Vincenzo Pisani che corre per i colori della Masterbike Lazio Ecoliri, e poi insieme con lui c'è Federico Lanzi, Team Terenzi Lazzaretti, con la presenza di Luciano Mencaroni, cicli Copparo, categoria Master 3, Vincenzo Pisani è una categoria Master 1, e poi c'è insieme a loro Federico Castagnoli, Bicimania, categoria Master 1, Omar Pierotti, categoria Master 2. Questo è il quintetto. Dietro invece abbiamo a 35 secondi Nicola Roggiolani, Master 2, Team Saccarelli Alpin, Giampaolo Busbani, Giulio Dori, Renzo Zeppa Bike, categoria Master 3, Federico Tommasi, categoria Master 1, Ponte Priula, e poi Hubert Gris della Cicli Copparo, categoria Master 1, e Mattia Fraternali del Team Fausto Coppi di Fermignano, è una categoria Elite Master Sport, così come Federico Lanzi. E questi sono quelli che probabilmente potranno essere i protagonisti. Intanto siamo dentro Amelia, il passaggio dentro la cittadina di Amelia, il quintetto sempre in vantaggio, il loro vantaggio aumenta fino a 40 secondi nel tratto che adesso porta verso Guardea, porta verso Baschi, con una nebbia che ci ricorda, guardate come arriva la nebbia in fondo alla vallata, eccolo qua, Pisani, Castagnoli, Perotti, con tutti gli altri 5 protagonisti di questa avventura, c'è anche Terenzi, con c'è Lanzi, scusate, del Team Terenzi, c'è Luciano Mencaroni della Cicli Copparo, tutti che sono lì. Federico Castagnoli controlla, guarda come spinge Pisani, e dietro c'è quest'altro sestetto che va all'inseguimento, e adesso bisognerà vedere nella separazione giro lungo giro corto quello che potranno essere i giochi di squadra. Sta di fatto che quei 5, con un Pisani che sta tirando, che sta dando l'andatura, il passo ai fuggitivi, è davvero qualcosa di difficile da andare a riprendere. Abbiamo detto nebbia, una giornata terribile, inizia anche a piovere subito dopo Amelia, e la pioggia è piuttosto forte e cattiva. Roggiolani davanti per il Team Saccarelli Alpin, e poi dietro vediamo l'inquadratura per il quintetto dei fuggitivi, con Perotti e con in penultima posizione Luciano Mencaroni, che si era aggiunto per ultimo ai fuggitivi. Vanno d'amore e d'accordo, si tira spesso e volentieri insieme, con Lanzi adesso che fa l'andatura, Team Terenzi Lazzaretti, e ancora Mencaroni che viene a dare il cambio, e poi i due della Bicimania con Omar Perotti e con Federico Castagnoli. Tempo davvero inclemente, pessimo, guardate, sembra inverno pieno, e dietro ci sono i 5 che vanno
a cercare di recuperare i fuggitivi, ma accumulano un vantaggio che ora è di 50 secondi. Nicola Roggiolani, team Saccarelli Alpin, Paolo Busbani, Giulio Dori, Renzo Zeppa Bike, Federico Tommasi, Ponte Priula, e poi c'è anche Uber Chris con i cicli Copparo e Mattia Fraternali del Fausto Coppi di Fermignano. Siamo oramai vicini alla separazione del percorso lungo e percorso corto, e Federico Castagnoli insieme ad Omar Perotti scelgono di fare il percorso più breve, quindi lasciano la strada spianata a Vincenzo Pisani, che resta con Lanzi e con Mencaroni. Tre al comando, devono arrivare fino al lago di Corbara, Baschi e poi tutto il lago di Corbara per iniziare quindi la dura salita. Tre al comando, gli altri hanno scelto di fare giro corto e quindi di avventurarsi, vedendo Pisani davanti in splendida forma, di avventurarsi per quanto riguarda il giro corto. Ma attenzione, c'è la foratura da parte di Vincenzo Pisani, siamo a Baschi, guardate la rabbia di Vincenzo Pisani, e Mencaroni e Lanzi vanno via in solitaria, lo lasciano lì, non hanno la possibilità di aiutarlo. Ovviamente Pisani cerca la sua ammiraglia, sfortunato perché a Baschi non è previsto l'aiuto tecnico, la riparazione tecnica, ce la siamo lasciati a Guardea, la possibilità di riparare la ruota, e lui deve stare lì ad aspettare o l'ammiraglia o qualcuno che possa dargli una ruota. Il fatto è che con il giro lungo e il giro corto siamo arrivati a qualcosa come 6 minuti di vantaggio nei confronti del gruppo che arriverà per andare a recuperare i tre fuggitivi, e quindi diventa un po' difficile. Intanto a Terni il vento è sempre minaccioso, c'è una vera e propria bufera. Mencaroni, rifornimento, ci si deve alimentare, si deve bere, si deve mangiare, 130 km sono davvero tanti, Lanzi è lì davanti che controlla, fa la sua andatura, non c'è la volontà di andarsene in fuga, si aspettano i due, si beve, ci si rifornisce, i 130 km come dicevo sono davvero tanti. Vento forte a Terni, vento forte che mette in difficoltà gli organizzatori, devono essere tolti tutti gli striscioni pubblicitari dalle transenne perché il vento caricava qualunque cosa, è davvero qualcosa di preoccupante. Intanto sono 8 i minuti di vantaggio, Pisani ha trovato la persona che gli concede la ruota anteriore forata, può dunque ripartire all'inseguimento dei due fuggitivi di Lanzi e di Mencaroni, che hanno un vantaggio, come dicevamo, di 8 minuti mentre stanno per arrivare al bivio per Acqua Loreto, la prima vera dura salita della giornata. Acqua Loreto, poi Colle Lungo, due salite davvero lunghe, questa è di circa 4,5 km, non finisce mai, tira sempre in maniera continua ed è davvero una gran bella salita. Pisani è furibondo, ha perso la gara, lo sa di aver perso la gara, siamo qui nella salita che porta Acqua Loreto, lo vedete dalla cartina, mentre c'è l'ammiraglia della Cicli Copparo che rifornisce, che passa l'acqua a Mencaroni con la possibilità di alimentarsi per tutti e due. Tratto di sterrato per arrivare su Acqua Loreto, un tratto come vedete di circa 150 metri, passano indenne i due fuggitivi e allora sanno che se la devono giocare loro questa avventura. Quasi impossibile pensare che Pisani possa recuperare 8 minuti, anche se è un uomo da altro mondo, se è un marziano, ha vinto 4 gare di fila, anche se la sua forza è nettamente superiore, ma 8 minuti sono
8 minuti, mentre mancano circa 50 chilometri alla conclusione della Gran Fondo dell'Amore. Siamo ad Acqua Loreto, la strada sale su, come vedete non finisce mai questa salita, è davvero dura, guardate come vanno tutti e due fuori sella con il rapporto duro comunque, e poi si esce dal paese. I posti sono straordinari, sono meravigliosi, meritavano una giornata diversa. Fortunatamente ha smesso di piovere, non piove più dal lago di Corbara, da Baschi, dove Pisani ha avuto il problema con la foratura della ruota anteriore, non piove più, non è più quel freddo che abbiamo sentito nel seguire i ciclisti, anzi sembra che voglia uscire anche un piccolo sole. Guardate a Terni quello che sta accadendo, il pallone è venuto giù e devono toglierlo perché rischia davvero di fare disastri quando arriva il giro corto, con Federico Castagnoli ed Omar Perotti che oramai sono in solitaria, hanno fatto il vuoto e praticamente si avviano ad andare a vincere la loro gara, quella del giro corto. Certo che a pensare che la sfortuna o che il destino o che il fato abbia messo di traverso il bastone nella ruota di Pisani e invece di fare il giro corto, però sono cose che capitano, si sceglie. Perotti era in difficoltà, Castagnoli non era nel massimo della forma, Pisani era straordinario, un marziano, e allora si è deciso di fare il giro corto. E poi Colle Lungo che saluta i due fuggitivi, a tirare adesso con la maglia gialla e nera è Luciano Mencaroni della Cicli Copparo, insieme con lui c'è Federico Lanzi. Federico Lanzi va molto bene in salita, è un velocista, se devono arrivare così è probabile che sia Federico Lanzi a tagliare per primo il traguardo. Guardate la rabbia di Vincenzo Pisani, 4 minuti recuperati in una trentina di chilometri, guardate come sta andando, sta proprio smaltendo la sua rabbia, la voglia di andarli a riprendere. Qui inizia il tratto più veloce in discesa, intanto noi ci trasferiamo a Terni per l'arrivo vincente di Federico Castagnoli ed Omar Perotti Bicimania, che vincono dunque la medio fondo dell'Amore, braccia alzate per tutte e due, Castagnoli davanti e dietro di lui c'è Omar Perotti, e poi sempre in mezzo non riesco a comprendere, a capire perché ci devono essere sempre le persone che vogliono bene ai ciclisti sicuramente, ma non vogliono bene minimamente a chi lavora come noi, con l'ombrello, con l'iPad gigante da 26 pollici per fare le riprese, senza sapere che gli organizzatori mettono le transenne proprio per evitare che ci siano persone in mezzo e che non siano gli addetti ai lavori. Però vaglielo a far capire le cose a chi vive il ciclismo e chi ama il ciclismo. Arrivano stanchi ma contenti Perotti e Castagnoli, tagliano il traguardo da vincitori. Ancora sul nostro Vincenzo Pisani che sta cercando in tutti i modi di recuperare, e i due di testa se ne vanno via a pochi chilometri dal traguardo, sentono l'odore di Terni, sentono l'odore oramai degli ultimi chilometri. I complimenti per la doppia vittoria della Bicimania per la società di Francesco Cesarini. Ci sono poi i corridori che incontriamo durante il percorso, questi fanno il giro corto e sono recuperati, e arrivano anche il resto del gruppo con il giro corto. Nicola Roggiolani, team Saccarelli Alpin, che chiude in terza posizione davanti a Giampaolo Busbani della Giulio Dori Renzo Zapp Bike. In quinta posizione arriverà Federico Tommasi della Ponte Priula. Il tempo per Federico Castagnoli 2:49:57, 2:49:58 per Omar Perotti, 2:54:54 invece per Nicola Roggiolani e Giampaolo Busbani. Il problema in una gran fondo di 130 km è alimentarsi, è arrivare al traguardo senza i crampi e senza dover sentire quel senso di fame o di spossatezza, alimentarsi sempre con le barrette, con le marmellate,
Oggi la Zueg fa cose meravigliose, andavano di moda quando noi eravamo ragazzini le merendine in marmellata della Zueg, adesso sono l'alimento preferito da chi fa le Gran Fondo. E qui siamo oramai a San Gemini Fonte, l'avete visto il passaggio davanti alla Fonte di San Gemini, si arriva a Cesi, poi da Cesi ci si butta giù a Capofitto verso Terni con gli ultimi 3 chilometri da fare e siamo proprio davanti all'ingresso di Cesi, sempre con Luciano Mencaroni a fare l'andatura, ci ha provato in tutti i modi a staccare sulla salita, ci prova anche adesso, lo vedete, cerca di allungare, ma Lanzi è lì dietro, attaccato alla sua ruota, non se ne va, sa che se resta attaccato alla ruota di Mencaroni, la sua Gran Fondo, la Gran Fondo dell'amore va nelle sue mani, è tutta roba sua. Discesa verso Terni, da Cesi ci si va giù velocissimi, il terreno non è bagnato in maniera eccessiva, regge bene, l'acqua ce la siamo dimenticata e adesso ultimo chilometro, ancora una volta Luciano Mencaroni davanti, Federico Lanzi è dietro che controlla, siamo sotto lo striscione dell'ultimo chilometro, di questi 130 chilometri che hanno raccontato davvero un'avventura straordinaria, con l'imprevisto, la foratura per il nostro Vincenzo Pisani, 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 Gran Fondo, 2 vittorie già come palmarès nel 2010 e nel 2012 per la Gran Fondo dell'Amore e adesso invece all'ultimo chilometro se la giocheranno il Master 3 Luciano Mencaroni contro l'Elite Master Sport Federico Lanzi. Siamo ai 600 metri, vediamo come si giocherà questa volata, Lanzi è dietro, controlla, Mencaroni sa che può fare più poco e nulla nei confronti di Lanzi. Mencaroni è un grande corridore, va su una meraviglia in salita, l'avete visto, piuttosto legnoso però quando si tratta di giocarsi una volata. E adesso staremo a vedere come finiranno le cose. Siamo ai 300 metri, finisce in volata la Gran Fondo dell'Amore con Lanzi che parte e lascia di stucco Mencaroni. Lanzi allunga in maniera rabbiosa, ultimi 200 metri da fare a braccia alzate per lui e la vittoria nella Gran Fondo dell'Amore 2014 per Federico Lanzi che vince così questa edizione. Federico Lanzi, team Terenzi Lazzaretti, 3:38:35 nei confronti di Luciano Mencaroni, cicli Copparo con 3:38:37. La terza posizione sarà quella di Vincenzo Pisani che aspetteremo al traguardo. 3:43:12 arriva in questo momento con 5 minuti di ritardo Vincenzo Pisani e quindi non è riuscito nella impresa. Per Federico Lanzi c'è la maglia della Gran Fondo dell'Amore edizione 2014, soddisfatto, un po' amareggiato ovviamente Luciano Mencaroni, ma più di così non poteva certo fare. Ha fatto una fuga di 110 km insieme con Lanzi e alla fine ci ha provato in tutti i modi a staccarlo in salita, ma non c'è proprio riuscito. E allora rivediamola la volata mentre siamo in chiusura con questo testa a testa. Mencaroni ci ha provato, come dicevamo, in tutti i modi. Lanzi è più giovane, più veloce, sicuramente lo si sa sulla carta, ha resistito molto bene agli attacchi in salita, non ha mollato mai un millimetro per poi giocarsi tutto negli ultimi 300 metri. Mencaroni cerca di non farsi prendere la scia, va di qua e di là, ma guardate dove va a passare Lanzi in una fettuccia di asfalto e va a vincere l'edizione 2014 della Gran Fondo dell'Amore organizzata dalla SD Il Salice. Dopo la puntata ci sarà lo speciale per la Gran Fondo dell'Amore.
adesso le classifiche della Gran Fondo dell'Amore con quello che è accaduto nel giro lungo. La vittoria di Federico Lanzi del team Terenzi Lazzaretti, secondo posto per Luciano Mencaroni della Cicli Copparo, la terza piazza di Vincenzo Pisani della Master Bike Lazio di Colliri, la quarta posizione di Herbert Giacchei della Cicli Copparo e al quinto posto Mattia Fraternali del team Fausto Coppi Fermignano. Uno sguardo anche a quello che è accaduto nel giro corto di 105 km, Federico Castagnoli davanti a Omar Pierotti, Bici Mania, terzo è Nicola Roggiolani del team Saccarelli Alpin, quarto è Giampaolo Busbani del Giulio Dori Renzo Zeppa Bike e quinto Federico Tommasi del Ponte Priula. Il tempo 2:49:57:60 per Federico Castagnoli, tempo 3:38:35:70 per Federico Lanzi che chiude da vincitore il giro lungo. C'è anche il percorso cicloturistico alla francese, 130 km, Ciclotec davanti a tutti con Agostino Ingioiosi, davanti al compagno di squadra Pietro Marchetto e terzo è Tullio Viso della Gradisca di Sonso. Nella 105 km invece Gisella Abbondanza, femminile per la Fausto Coppi Cesenatico e Pasquale Brighi della Coppi Cesenatico. Bravo Vincenzo, hai dimostrato che stai... Saluto a Lucio per questo terzo posto, bisognerà farlo. Sì, questo in terra umbra, poi per la Saccarelli vale doppio. Purtroppo non è arrivata la vittoria, ma un buon terzo posto di fronte a due avversari che sono stati nettamente superiori. Vento e acqua soprattutto. Sì, l'hanno resa ancora più dura. Peccato perché il percorso era veramente bello e fosse stato meteorologicamente più fortunato sarebbe stato eccezionale. Bello comunque, bravi gli organizzatori che comunque sono riusciti a fare andare tutto per il verso giusto. Allora, io comunque ero partito per fare il medio e Federico per fare il lungo. Poi dopo ci siamo detti, visto come andava Pisani sulla salita, dico anche oggi dico è impossibile batterlo. Allora siamo andati insieme alla divisione, abbiamo collaborato, cioè più che altro ha collaborato, ha tirato quasi il 70% dello sforzo, l'ha fatto Federico, che oggi ha avuto una buona giornata, durante la settimana ha avuto un po' di problemi, sì, problemi fisici, un po' di bronchite, un po' di tosse, comunque se l'è meritata Federico la vittoria, è anche giusto. Sì, giornata diciamo non primaverile, abbastanza freddo, pioggia dall'inizio, anche se ci ha salvato abbastanza diciamo, non è che come dicevano che ha piovuto tutto il giorno. La gara siamo andati subito in fuga in partenza, eravamo in 5 e dopo fino alla decina dei percorsi io devo fare il lungo, Omar il corto, abbiamo optato per fare tutti e due il medio così per arrivare qui in due, gara di casa, fare primo e secondo, ci voleva. È già una giornata davvero infernale, il vento che soffia terribile nella parte alta di Terni porta via praticamente le transenne, costringe gli organizzatori a togliere tutti gli striscioni pubblicitari. Guardate come batte il vento sul pallone del traguardo, pallone che poi verrà tolto proprio perché rischiava di cadere sulla strada al passaggio dei concorrenti. Ed eccolo dunque l'arrivo vittorioso dei due alfieri della Bicimania che scelgono di fare il percorso più corto con Castagnoli e Perotti che chiudono dunque davanti a tutti. Ma vediamo ancora come sono andate le cose con il lungo femminile 130 km, la vittoria per Elena Cairo della Tranchese Cycling, il tempo di 4:04:32:80 davanti a Roberta Chiappini del New Team SB 4:51:33, terza Elisa Rigoni della Roma Ciclismo, poi Ilaria Ianni del San Demetrio Bike e Gabriela Asci Roma Ciclismo. Nel corto femminile vince invece Anita Barbara Manzato, team Fausto Coppi Fermignano, 3:21:21:70 il tempo, e seconda Deborah Mascelli con il tempo
di 3:24 e 40 per l'effetto ciclismo Fiano Romano. La terza posizione per Milena Felici del Velo Roma davanti a Marica Pastri della Cavallino Specialized e poi Teresa Vigorito in quinta posizione per New Team SB. Intervista di rito per Federico Castagnoli, che sceglie insieme con Perotti di fare il giro più breve, la scelta dettata anche dalle condizioni di salute di Federico Castagnoli contro lo strapotere di Pisani, che voleva fare cappotto. Oggi è andata bene, mancavano 60 km d'arrivo, Vincenzo ha bucato e me la sono giocata in volata. Pensavi che la salita fosse stata più a vantaggio di Mencaroni? No, in salita mi difendo molto bene, se sto bene riesco a staccare anche qualcuno. E poi in volata le caratteristiche mie mi agevolano in volata e quindi una volta che mi ha portato all'ultimo chilometro ero sicuro di vincere. Allora, riguardiamola questa volata. Mencaroni davanti, tu dietro, quando hai deciso di partire? Volevo partire 400 metri perché sapevo che non era velocissimo, però ho aspettato gli ultimi 200 metri e ho dato tutto. Questo l'ho scritto su Facebook, sì, perché in effetti c'è tutto un lavoro dietro, che chi sa come funziona l'organizzazione lo capisce, si lavora mattina e sera per una decina, gli ultimi 10 giorni sono quelli proprio critici, perché c'è da preparare tutto. Sperando che poi vada tutto nel migliore dei modi, purtroppo c'è un'incognita, non possiamo fare niente, è il tempo. Oggi mi pare che nonostante la pioggia ce la siamo gustata, no? Sì, no, poi pioggia che c'è andata anche benino, perché ha piovuto una decina di minuti forte, poi per il resto è stata una giornata tranquilla. Via. Quando dice sfiga, no? Sì, va bene, dai, ci sta. Io sono un fermo sostenitore che ogni volta che si vince una gara ci deve essere una buona componente di fortuna, una buona percentuale. E dopo quattro vittorie consecutive ci può stare che me lo sentivo che qualcosa potesse andare storto, però ci sta, fa parte del ciclismo. Avevi tirato subito da morire, convinto che poi alla fine te ne saresti andato, no? No, io ero convinto di portar via subito la fuga e non ho fatto nemmeno più di tanta fatica a portarla via. Sono in una condizione straripante, sto benissimo. Contavo di portare via una fuga da lontano, farli lavorare, portare allo scoperto i diretti avversari e dopodiché giocarmela nel finale quando gli altri sarebbero stati un po' più affaticati. Un attimo. Ecco, guarda che la parte meglio è quella di dietro, eh? Sì. No, ma non so male stanno, eh? Non so male. Ma il menù è cambiato o è quello dell'anno scorso? Più o meno è quello dell'anno scorso, più o meno. Però quest'anno il sugo era notevolmente migliore. Grazie. Un ringraziamento a chi lo dobbiamo fare, perché... A tutti quanti, eccoli. Tutto lo gruppo Riaccio. Pure il gruppo Riaccio che sono sempre più forti. I fagioli arrivano! Ecco i fagioli che arrivano! Che voli, passa i fagioli! Passa i fagioli! Voglio i fagioli con la pasta! Il parmigiano! Sì, effettivamente non ci aspettavamo una giornata così brutta. È stata una giornata che ha messo dai volontari ai corridori tutti in una situazione un po' particolare, chiamiamola. Però tutto sommato i corridori ci sono stati, che hanno affrontato questo brutto tempo. Sono contento perché comunque rinviare una gara di oltre 1000 partenti non è facile. Però ecco, è doveroso però per me ringraziare, perché veramente sono 4 giorni che lavorano sotto l'acqua i ragazzi che hanno lavorato per realizzare anche questa quinta edizione della Gran Fonda dell'Amore. Senti Diego, non c'era un bivio per 130 km non protetto da personale della protezione civile o da volontari? Sì, è vero, questo mi rende ancora più d'orgoglio personale e della società stessa, della SD Salice che io rappresento, perché avendo al nostro interno le scorte tecniche e ASA e volontari
riusciamo a gestire bene la sicurezza del percorso. C'erano oltre 290 persone sul percorso a piede a terra, c'erano oltre 25 moto sul percorso. Credo di aver fatto un lavoro buono, che poteva essere ancora più buono se il tempo fosse stato diverso. La soddisfazione c'è nel sorriso di Diego Persichetti, è l'uomo che sa di organizzare una delle gran fondo più belle della nostra regione. È una gran fondo che chiama un sacco di concorrenti, una gran fondo che ha trovato il suo percorso, la sua strada e soprattutto tanti amici, perché Diego Persichetti insieme a Papà Luciano riescono davvero in maniera straordinaria a coinvolgere le persone, e portare 1000 iscritti ad una gara come questa non è cosa facile e nemmeno semplice. Gli amici dell'Uriaccio sono straordinari, l'avete sentiti, noi scherziamo su quello che era il pranzo da offrire agli ospiti ciclisti, i fagioli con la classica penna con il sugo alla ternana e poi la vestizione con la maglia della Gran Fondo, c'è Angelo Curi che la consegna per il giro corto per Federico Castagnoli, che quindi va via a casa con la maglia del percorso più corto. Belli i premi che sono stati dati, l'amica è stata davvero straordinaria a donare le ruote per i vincitori di categoria, per ringraziarli così di questa avventura in terra ternana. C'è tempo anche per quanto riguarda la vestizione in rosa e poi dopo la consegna delle maglie del circuito degli Italici. Questo circuito cominciato proprio con la Gran Fondo dell'Amore, con questo appuntamento ternano. Ci sono tanti amici che dicono di aver corso, di aver fatto tanti chilometri e che però noi ritroviamo puntualmente solo ed esclusivamente a pranzo. Sarà un caso. Ma intanto salutiamo anche il nostro Maurizio Marcelli, che ci scherziamo spesso e volentieri attraverso le pagine del social forum, e poi lo vedete le ruote della Miche, che ringraziamo per la straordinaria collaborazione. Anche qui è storia di rapporti personali, di amicizia, di stima che si rinnovano ad ogni anno. Speriamo che il prossimo anno le cose possano essere ancora migliori, possano regalarci ancora più soddisfazione. Certo è che Diego Persichetti e Papà Luciano non si fermano e non vogliono fermarsi. Il prossimo anno le cose saranno ancora più belle, ancora più forti, ancora più importanti, perché questa Gran Fondo dell'Amore deve diventare un fiore all'occhiello per tutta la conca ternana. E speriamo che prima o poi anche le istituzioni si accorgano di quello che riescono a fare gli amici dell'ASD Il Salice. Manca da ringraziare in maniera particolare una persona, e lo facciamo per ultimo, non certo per importanza. Grazie va a Giulia Massini per la preziosa collaborazione, soprattutto per riuscire a sopportare e a dare una mano al buon Diego Persichetti. Se merito di quello che accade qui a Terni è di qualcuno, quello di Giulia Massini è un buon merito. Ci rivediamo tutti nell'edizione 2015, sperando che questa volta il tempo ci faccia l'occhiolino.